Buonasera, sono Daniele Benatti, i colleghi del Comitato Scientifico del Convegno su Raffaello che si inaugurerà domani hanno lasciato a me il piacere e il privilegio di presentare la Lectio Magistralis, che come sapete anticipa il convegno vero e proprio ed è una Lectio Magistralis affidata a una cara amica che ringrazio subito di aver accettato, oltre che di far parte ovviamente del Comitato Scientifico del Convegno su Raffaello, mito e ricezione, anche di tenere questa Lectio Magistralis. Siamo nello stesso tempo molto felici, insomma, di questa opportunità di aggiungere alle manifestazioni che coronano il cinquantenario del DAMS, qui all'Università di Bologna, anche questo convegno su Raffaello. Un convegno che si inserisce appunto nella programmazione del centenario per la volontà che noi abbiamo manifestato di mostrare come anche le discipline della storia dell'arte appunto si evolva e presenti nuove metodologie per affrontare problemi che sono sul tavolo da sempre, addirittura Raffaello, di cui l'anno scorso correva il centenario. Vi dirò ovviamente che il convegno era previsto per l'anno scorso, poi le ragioni che tutte conosciamo ci hanno costretto a spostarlo quest'anno, avremmo sperato di poterlo condurre in presenza, in realtà non è stato ancora possibile. Speriamo tuttavia che le presenze virtuali siano numerose, il convegno rimarrà comunque anche online e vi si potrà assistere anche successivamente. È un convegno che, come sapete, come scritto dalla locandina, si avvale della prestigiosa collaborazione del Kunsthistorisches Institut di Firenze, del Max Planck Institute. È la prima volta che il nostro dipartimento collabora con il Kunsthistorisches Institut per una vera manifestazione condotta in partenariato. Tante sono state in passato le occasioni che noi abbiamo avuto di collaborare con loro, ma in questo caso si tratta proprio di una collaborazione ufficiale di cui siamo molto contenti e ringraziamo i direttori Alessandro Nova e Gerhard Wolf per questa opportunità di mettere in collegamento il Dipartimento delle Arti con il Kunsthistorisches Institut di Firenze, che ha una tradizione così lunga e prestigiosa. Prima di presentare brevissimamente, anche se ovviamente non ne ha bisogno, la nostra Marzia Faietti, che pronuncerà il discorso introduttivo al convegno, oltre al Kunsthistorisches Institut di Firenze, voglio ringraziare anche la Fondazione Zeri, che nell'occasione ha organizzato una piccola ma suggestiva mostra su Raffaello e la fotografia, sfruttando i materiali di Federico Zeri. È stato possibile restituire questo aspetto molto importante della ricezione di Raffaello attraverso la fotografia. È chiaro che noi storici dell'arte affidiamo oramai gran parte del nostro lavoro alla fotografia e dunque ricordare questo aspetto era doveroso, e farlo addirittura con una piccola mostra di cui ci parlerà poi Francesca Mambelli nell'ultima sessione del convegno. Ci è parso veramente molto utile, per cui siamo grati alla Fondazione Zeri. La mostra si inaugurerà domani. Così come siamo, avrà un'anteprima questa sera, ma si aprirà poi da domani. Siamo molto lieti, molto orgogliosi, devo dire, di questo dono che un grande artista contemporaneo ha voluto fare prima di tutto, ovviamente, a Raffaello, e poi anche al convegno e dunque a noi. Parlo di Omar Galliani, che ha regalato al convegno l'immagine che adesso vedete alle mie spalle, una rielaborazione della Madonna della Seggiola che risale al 1977, che lavora sul doppio, sulla memoria, con questa immagine che si sfoca, e che è un'immagine che abbiamo ritenuto particolarmente significativa per il nostro convegno, anche perché la Lectio Magistralis, che appunto è affidata a Marzia Faietti, si incentra proprio sulla Madonna della Seggiola di Raffaello. Qualche parola, insomma, per ricordare Marzia Faietti, che ho appunto la gioia
di presentare, insomma, che sia qui in mezzo a noi per questa Lectio Magistralis, visto che Marzia viene dal nostro dipartimento, allora non si chiamava Dipartimento delle Arti, ma si chiamava ancora Istituto di Storia dell'Arte, e insieme a me Marzia appunto ha mosso i primi passi in quell'antico dipartimento per poi affrontare una carriera estremamente prestigiosa che l'ha portata a diventare, a lavorare all'interno del Ministero, quindi dapprima nella Soprintendenza di Bologna, poi a Firenze, dove è stata direttrice storica d'arte presso la Galleria degli Uffizi, in particolare ha avuto la direzione del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe per molti anni. Di recente ha avviato una collaborazione, ovviamente mantiene sempre la sua collaborazione con la Galleria degli Uffizi, ma ha attivato anche una collaborazione con il Max Planck Institute, in particolare con il Kunsthistorisches Institut di Firenze, e dobbiamo dire, cosa che ci fa particolarmente piacere, anche un'attività di insegnamento presso la nostra scuola di specializzazione in beni storici e artistici. E per non farsi mancare niente, Marzia insegna anche alla scuola di specializzazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha tenuto numerose conferenze, fa parte del comitato di redazione di riviste molto importanti, incentrate soprattutto sul disegno, sulle stampe, Print Quarterly, Nouvelle des Stampes, la rivista d'arte, ed è stata prima membro del direttivo CIA Italia, il Comitato Internazionale di Storia dell'Arte, di cui poi dal 2013 ha assunto la presidenza, così come dal 2017 ha assunto la presidenza del Comitato Scientifico della Fondazione Magnani a Reggio Emilia. Ha curato numerose mostre e i suoi interessi di ricerca li conosciamo, insomma, io qui sotto un foglio che lei stessa ha redatto, dove si comincia parlando della pittura ferrarese di epoca post-tridentina. Credo che Marzia tu faccia riferimento proprio alla tua tesi sul Pastarolo, no? Che hai condotto oramai parecchi anni fa, dopodiché ti sei occupata di argomenti ben più prestigiosi, non perché non abbiamo Pastarolo, ovviamente, ma insomma, dopo quell'argomento Marzia ha affrontato il disegno, in particolare il disegno emiliano dal 4 fino all'Ottocento, con aperture anche sul contemporaneo. Si è occupata del linguaggio grafico di Andrea Mantegna, si è occupata della cultura antiquaria del Parmigianino, dell'incisione erotica italiana del Cinquecento, nei suoi rapporti con l'antico, si è occupata di Raffaello e di Leonardo, con particolare riferimento alla loro attività disegnativa. È stata curatrice, insieme ad altri, della grande mostra che si è tenuto in occasione del centenario della morte di Raffaello, le Scuderie del Quirinale, l'anno scorso. Quindi non poteva esserci persona più adatta a tenere appunto questa Lectio Magistralis. Nel ringraziarla ancora di aver voluto preparare un argomento nuovo per questo convegno, di averlo proposto come Lectio Magistralis di apertura al convegno stesso, ve ne ricordo il titolo: Il tondo, la sedia e la sciarpa, una lettura indiziaria per la Madonna della Seggiola. Un titolo che ovviamente ci incuriosisce molto, e quindi lascio immediatamente la parola, ringraziando lei e tutti quanti sono in questo momento in ascolto. Grazie. Grazie mille Daniele, grazie a voi per l'invito a tenere questo discorso introduttivo, grazie per la calorosa presentazione e grazie a tutti gli uditori che speriamo siano tanti. Sono
Sarà una lettura più o meno di un'ora, quindi mi appresto subito a leggere il mio testo per essere un pochino più veloce, sarò costretta a leggerlo. Intanto condivido lo schermo, la prima cosa da farsi, eccola qua, e inizio la mia lettura. All'epoca in cui Ernst Gombrich visitò la Galleria Palatina a Palazzo Pitti, per studiare dal vivo la Madonna della Seggiola, una curiosa leggenda sulla genesi del dipinto circolava tra le guide locali. La sua originaria formulazione rimontava a un libro per l'infanzia di Ernst von Uwald del 1820, a ragguagliarci lo stesso Gombrich nel saggio Raphaels Madonna della Sedia, uscito nel 1956. Gli antefatti di quella storia curiosa erano da un lato un salvataggio, un eremita rifugiatosi su una quercia per sfuggire all'attacco di un branco di lupi veniva tratto in salvo dalla coraggiosa figlia di un vinaio e dall'altro una profezia. L'eremita vaticinò una vita immortale sia per la donna che per la quercia. Passarono molti anni prima che Raffaello entrasse in scena in quella trama narrativa. Nel frattempo la quercia era stata abbattuta e il legno tramutato in botti per il vino, mentre la giovane donna si era sposata ed era divenuta madre di due bambini. La bellezza della donna e il suo amore materno attrassero l'attenzione del pittore nel corso di una passeggiata che lo condusse casualmente al suo cospetto. Sprovvisto degli strumenti di lavoro, per non perdere l'ispirazione, improvvisò con quello che aveva a disposizione, un pezzo di gesso e per supporto il fondo di una delle botti sparse intorno. Ne nacque un capolavoro. Nel corso della prima metà dell'Ottocento, la storia venne richiamata in dipinte e in stampe, sia in area tedesca che italiana, per esempio, da August Ferdinand Hopp, Garten, della sua versione pittorica che purtroppo non ho trovato, di cui non ho trovato l'immagine, fu desunta comunque questa acquaforte, da Johann Michael Wittmer, 1853, e da Dionigi Faconti, 1849. Ancora nell'Italia del secondo dopoguerra veniva riproposta, intendo dire la leggenda, ai visitatori della Galleria Fiorentina in un numero abbastanza ampio di varianti. Una più incredibile dell'altra, si andava dalla individuazione della fornarina nel volto della Madonna all'uso della botte per la mancanza di denari da parte dello squattrinato pittore, come affermava una guida di lingua inglese pronta a sostenere l'esistenza a Firenze della documentazione relativa. Gombrich, fagocitato dall'enfasi narrativa delle guide, dovette restare affascinato dall'apporto disinibito della tradizione orale collettiva al testo scritto. E forse le bizzarre interpretazioni dell'aspetto materiale del dipinto, realizzato effettivamente su un tondo di legno di pioppo del diametro simile a quello del fondo di una botte, forse questo aspetto materiale concorse in qualche modo a ispirare le pagine del suo saggio acuto e penetrante. Assai più numerose furono le copie pittoriche e in qualche modo, e in qualche caso, i disegni derivati dall'opera stessa, per non parlare delle trascrizioni a stampa avviate già nella seconda metà del Cinquecento con un bulino che riportava la preghiera indulgenziata da Gregorio XIII. Ancora per la mia generazione non era infrequente imbattersi in incisioni che costituivano comuni suppellettili di casa. La Madonna della Seggiola era entrata a far parte del lessico familiare assieme alle foto di famiglia. Ricordo ancora la grande stampa francese dell'Ottocento appesa nella camera dei miei genitori. Per alcuni la consuetudine con l'immagine raffaellesca diede luogo a un certo distacco, forse dovuto ad assuefazione, per altri viceversa a un'affettuosa intimità.
Personalmente mi infastidiva l'uso eccessivo, per meglio dire l'abuso, di quel dipinto anche in termini devozionali. Oggetto delle costanti attenzioni di storici dell'arte di diversi paesi del mondo, la Madonna della Seggiola può anche contare su esaurienti strumenti di lavoro messi a punto dal museo di appartenenza. Mi riferisco alle schede compilate per la mostra Raffaella Firenze dell'84 e per il catalogo di dipinti della Galleria Palatina uscito nel 2014, vere e proprie miniere di informazioni che contemplano le vicende conservative del passato e quelle più recenti, la storia della provenienza, i commenti dei viaggiatori del Grand Tour che nella seconda metà del Settecento decretarono: sì, la Madonna della Seggiola è un vero e proprio capolavoro. Con rigore filologico, quelle schede riepilogano la fortuna critica proseguita senza soluzione di continuità fino ai nostri giorni, dopo l'iniziale silenzio di Giorgio Vasari, spiegato con la destinazione privata della tavola, e dopo la mancata segnalazione di altri autori del Cinquecento e del Seicento. Unica eccezione, le poche ma azzeccatissime parole espresse da Francesco Scanelli nel Microcosmo della pittura del 1657, le offro alla vostra lettura, e dove ho sottolineato, e così farò anche in altre scritte che vi offro senza leggere, ho sottolineato i punti salienti in azzurro. Può sembrare dunque un'impresa azzardata ritornare su un dipinto tanto noto, con il rischio di ripetere quanto è stato più volte detto, almeno se si proseguono le strade finora battute. Semmai potrebbero apportare qualcosa di nuovo, qualche elemento conoscitivo inedito, indagini tecniche che oggi si avvarrebbero di strumentazioni più efficaci di quelle impiegate durante il restauro effettuato in occasione del quinto centenario della nascita dell'artista. Rimane il fatto che il silenzio delle fonti cinquecentesche continua a gettare un'ombra di mistero sulla committenza e sulla più antica provenienza del tondo, la cui prima traccia risale all'inventario della Tribuna degli Uffizi del 1589. Lacune conoscitive entrambe difficilmente colmabili in modo definitivo se non alla luce di reperimenti documentari. Ma non bisogna disperare. Il dipinto offre ancora molti spunti di riflessione, come spesso accade per le opere di Raffaello rimaste pressoché costantemente davanti ai nostri occhi. A uno sguardo più attento, anche le più scontate si mostrano per quello che sono veramente: il frutto di sottili e meditati equilibri tra aspetti formali e contenutistici. La Madonna della Seggiola suscita interesse non solo per il suo indubbio valore artistico, ma anche perché può essere assunta emblema della complessità dell'arte dell'Urbinate, che si manifesta persino in un dipinto di modeste dimensioni e apparentemente senza grandi pretese iconografiche. L'epoca della sua realizzazione coincide con i primi anni 10 del Cinquecento. L'opera è stata infatti più spesso datata tra il 1512 e il 1514, salvo qualche lieve oscillazione al 1511-12 o al 1515. Nel corso della mia indagine cercherò di circoscrivere più esattamente questo arco temporale, fissando l'esecuzione entro il 1513, in un momento in cui l'artista, attivo nella stanza di Leodoro, se da un lato guardava le figure michelangiolesche della Volta Sistina, recentemente scoperta, e si dimostrava sensibile alle accensioni cromatiche veneziane, dall'altro era uno spettatore in prima linea e per certi versi anche un protagonista dei fatti storici più rilevanti che maturavano nella corte pontificia. Mi richiamo ancora una volta a Gombrich, ma questa volta,
ma ora, meglio, a uno studio uscito nel 1979, The Sense of Order, a quanto mi risulta mai considerato da chi si è occupato della Madonna della Seggiola. E una ragione c'è. Quando in quello scritto lo storico dell'arte viennese ritornò sulla tavola, era piuttosto per la sua cornice monumentale, che studi abbastanza recenti dicono realizzata forse al momento del trasferimento dell'opera a Palazzo Pitti nel 1698 e realizzata su disegno di Giacinto Maria Marmi o di Giovan Battista Foggini. Sulla tavola in sé il Gombrich scrisse alcune poche ma illuminanti parole e ancora una volta le riporto sottolineando in azzurro il punto saliente e io credo davvero che The Virgin Scarf and the Turner of Fashion on the Throne itself, siano veramente due elementi importanti. In effetti, sciarpa e sedia costituiranno due elementi fondamentali per la comprensione del dipinto che non possono essere né trascurati né separati tra loro e neppure devono essere disgiunti dalla forma del tondo. Solo dall'unione di tutti e tre questi elementi esso acquista infatti il suo senso compiuto. Tondo, sedia e sciarpa costituiranno dunque i tre punti chiave intorno ai quali intendo articolare le mie argomentazioni, sviluppando soprattutto il terzo, meno indagato rispetto ai primi due ed essenziale in questo contesto. Se pensiamo al tondo, inteso come figura geometrica, la sua presenza all'interno della produzione pittorica raffaellesca è senza dubbio assai ricorrente. Lo incontriamo riproposto in dettagli decorativi, nella disposizione circolare delle figure intorno a un fulco centrale, nella struttura compositiva del semicerchio, in predelle e soffitti e in molte altre modalità, dove ogni volta è finalizzata una specifica strategia narrativa. Viceversa, non sono molti i tondi pittorici realizzati dall'artista, in ordine cronologico la Madonna Connestabile, la Madonna Terranuova, la Sacra Famiglia della Palma e la Madonna d'Alba, la più vicina cronologicamente al dipinto della Galleria Palatina, che chiude questa modesta sequela. Doveva però essere inizialmente inscritta in un tondo anche la Madonna detta del Granduca, come mostra lo studio preparatorio degli Uffizi. Quanto alla Madonna dei Candelabri, le sue attuali condizioni di conservazione potrebbero essere all'origine della scarsa considerazione critica, per lo più orientata a vedervi la presenza della bottega con o senza l'intervento diretto del maestro. L'idea compositiva della Madonna con il bambino affiancata da angeli che reggono candelabri doveva comunque spettare all'Urbinate. Infatti, il richiamo a moduli a prototipi bizantini mediati da mosaici medievali romani, in questo caso un mosaico in Santa Maria in Araceli dello scorcio del secolo XIII, si iscrive assai bene nel consapevole recupero da parte di Raffaello di modelli artistici paleocristiani e bizantini, significativo anche nell'economia di questo contributo, come si vedrà più avanti. Nella Sacra Famiglia della Palma e nella Madonna d'Alba, l'artista intendeva sostituire la forma sferica al quadrangolo albertiano, per conferire una profondità di campo visivo alla raffigurazione, raccordando le figure in primo piano agli sfondi paesistici in lontananza. Un'intenzione diversa è manifestata nella Madonna della Seggiola, dove il gruppo della Madonna con il bambino è disposto in primo piano, mentre spetta un insieme di elementi figurativi suggerire una modesta profondità. L'ostaggio della spalliera, i piedini e il gomito di Gesù, il braccio di Maria e il suo ginocchio sollevato, le teste della madre e del figlio che si toccano rimanendo su piani leggermente diversi, l'arretramento di San Giovannino. Per l'incombe
delle due figure principali sul primo piano, si è pensato a un possibile antefatto visivo del paragone tra pittura e scultura, e di conseguenza si è confrontato il tondo di Raffaello con i due tondi famosi di Michelangelo, il tondo Pitti e il tondo Taddei, noti all'artista marchigiano sin dall'epoca del soggiorno a Firenze. A casa Taddei, dove era ospitato, Raffaello copiò la scultura e ne trasse ispirazione in alcuni studi di Madonne col Bambino, veri e propri palinsesti di idee per opere pittoriche messe a punto in quegli anni. Ciò non esclude il confronto anche con il tondo Doni, ovviamente, dipinto da Buonarroti per quello stesso Agnolo Doni che commissionò all'Urbinate il proprio ritratto e quello della consorte Maddalena. Il paragone tra pittura e scultura è un'ipotesi interpretativa da non scartare. Se si pensa che in anni assai vicini alla realizzazione del tondo e con largo anticipo rispetto all'indagine promossa da Benedetto Varchi a partire dal 1546, l'amico Baldassarre Castiglione si era impegnato a sostenere nel Cortegiano, per bocca del conte Lodovico Canossa, la superiorità della pittura sulla scultura. La posizione dell'Urbinate sul tema mostrò dapprima una sostanziale sintonia con i tentativi di Leonardo di stabilire una teoria del paragone tra pittura, poesia e scultura. Fu solo in un secondo momento che egli si spinse ancora oltre, affermando un nuovo primato del disegno cui era riservato il compito di abbattere i confini tra le tre arti, piuttosto che provvedere alla loro unificazione. Ciò avvenne mentre parallelamente cresceva la sua figura di artista universale, in concomitanza con gli impegni assunti come architetto e culminanti nella nomina ufficiale ad architetto di San Pietro, 1 agosto 1514. Anche se questo processo era già avviato ai tempi della Madonna della Seggiola, mi sembra che nel dipinto Raffaello rimanga sostanzialmente aderente al paragone leonardiano fra pittura, poesia e scultura, e in particolare al nesso tra pittura e poesia, o sacre, fonti. Il messaggio sottese che cercherò più avanti di decodificare spiega forse questa posizione. Dal punto di vista compositivo, la Madonna della Seggiola potrebbe rappresentare l'esito finale di alcuni fogli con varianti rispetto al tema, il soggetto della Madonna in atteggiamento affettuoso con il bambino, come possiamo evincere dagli studi di Madonna con il bambino di Lille, dove accanto al disegno principale preparatorio per la Madonna d'Alba, nello studio in alto a sinistra si sono volute riconoscere prime idee per la Madonna della Seggiola e per la Madonna della Tenda. In effetti il legame non è così stringente, tanto da far pensare a un progetto grafico piuttosto per una versione pittorica in formato rettangolare più o meno coeva la Madonna d'Alba. L'idea abbozzata potrebbe essere stata successivamente ripresa nel tondo della Galleria Palatina. Mi chiedo se l'autore della Madonna con il Bambino, nota come Madonna Wellington, il nome di Giulio Romano riaffermato di recente, ha comportato qualche divergenza di opinione, che si comprende anche bene, oltre a conoscere la Madonna della Seggiola, possa aver avuto accesso a simili pensieri grafici dell'Urbinate, finendo per fondere tra loro elementi di due opere distinte, dove a rimarcare la differenza era il formato. Il tondo a Pitti, però, non è solo semplicemente il risultato di una variante sul tema indifferente alla scelta del formato. Quest'ultimo assume viceversa uno specifico significato iconografico. Si è già scritto della dimensione spirituale del tondo, anzi sulla dimensione.
sulla sua analogia con lo specchio presente nella letteratura antica e nei documenti, sul fatto che i tondi possono essere pensati come specchi devozionali o specula pittorici che assicurano un legame tra la terra e il cielo per il raggiungimento della salvezza cristiana, e sul paragone avanzato negli scritti teologici tra gli specchi e le figure della Trinità e della Vergine. Si è inoltre analizzato il formato del tondo pittorico individuando nella Madonna della Seggiola un culmine espressivo, come a suo tempo aveva affermato Burckhardt nei suoi Vorträge del 1844-87. Sulla sua scia, Rudolf Arnheim, The Power of the Center, siamo nel 1982, sosteneva che il tondo può essere considerato il formato più bello perché ci trasferisce al di là delle limitazioni dello spazio gravitazionale terrestre fino al modello fondamentale della concentricità cosmica. Ciò che qui mi interessa però è un altro aspetto ancora, ossia la materialità dell'oggetto dipinto, la tavoletta, quella benedetta tavoletta tonda di legno, la pseudobotte, e la sua morfologia analoga allo specchio che costituisce un soggetto di ricerca meno indagato per quanto fondamentale. Alla domanda se esiste in generale un rapporto tra la forma del supporto e la rappresentazione pittorica, la risposta non può essere una domanda generale, non solo riferita alla Madonna del Seggio, la risposta non può essere che positiva. Pensiamo al caso emblematico dell'autoritratto allo specchio convesso del Parmigianino. Qui l'attenzione dell'artista non era quella di realizzare un autoritratto con l'aiuto di uno specchio, ma di creare l'illusione che la pittura fosse lo specchio, come è stato giustamente detto, e a tal fine conferì al supporto una forma bombata simulando gli specchi da barbiere, come descrive molto bene Vasari, Giorgio Vasari. Era chiaro che il Parmigianino non desiderava ottenere una perfetta mimesis della natura, poiché la scelta dello specchio convesso, con le sue inevitabili distorsioni di lettura, solo parzialmente corrette nel busto e nella testa, leggermente, concorreva a smontare una costruzione ordinata secondo i criteri della prospettiva centrale. Apparentemente più rassicurante rispetto all'autoritratto dell'artista di Parma, la Madonna della Seggiola colloca su un piano ancora più complesso i rapporti tra gli aspetti materiali, i valori simbolici e il significato ultimo della composizione, avvalendosi di metafore. Se il tondo ha la forma di uno specchio e anzi si identifica con esso, Maria e Gesù rappresentano lo speculum spirituale. Dunque lo specchio spirituale si riflette in uno specchio fisico materiale, e lo eleva a strumento di salvezza. In questa complessità di rimandi incrociati tra materialità e spiritualità, e viceversa, si inserisce la riflessione di Raffaello sulla forma geometrica del supporto circolare, in sé perfetta ma difficile da gestire per la rappresentazione dello spazio pittorico. Tanto più se davvero, come è stato supposto, egli usò uno specchio convesso piuttosto che uno specchio piano, distaccandosi intenzionalmente dalle raccomandazioni in chiave naturalistica di Leon Battista Alberti e di Leonardo. L'artista esibisce le sue difficoltà piuttosto che nasconderle. E nelle figure di Maria e di Gesù, riflesse in primo piano, non ostenta effetti di verosimiglianza naturalistica, anche se non li smentisce totalmente, concentrato com'è sulle sottili corrispondenze con il soggetto. Nell'assecondare il ritmo curvilino della figurazione tramite il ginocchio sollevato di Maria, egli si serve di quella che è parsa una soluzione non completamente riuscita per enfatizzare l'atteggiamento protettivo della madre nei confronti del figlio seduto sulle sue ginocchia. Il ginocchio alzato funge pressoché da schienale, una linea retta tracciata dalla sua sommità si ricollega quasi perfettamente alla sommità dell'ostaggio della spalliera,
collegando idealmente quest'ultima a quella sorta di sedile azzurro improvvisato da Maria per il figlio. Del secondo motivo iconografico, la sedia, si è già detto in relazione alla funzione di elemento ortogonale dell'ostaggio, che conferisce una spinta verticale alla rappresentazione e serve come indicatore dei piani di profondità, raccordando l'interno all'esterno il gruppo divino allo spettatore. Nell'economia del dipinto riveste un ruolo strategico anche se la sua posizione non è centrale. L'ostaggio riverbera una luce dorata che si ricollega agli effetti luministici nella frangia della spalliera, nel polsino della veste della Madonna, nella sua aureola, in quella di San Giovanni, nella croce di quest'ultimo e finalmente nei raggi di luce sul capo del bambino simili a fiammelle d'oro. Poco dopo la Madonna della Seggiola, nella liberazione di San Pietro dal carcere della stanza di Leodoro, Raffaello si sarebbe misurato con fonti di luce diverse e autonome, sia naturali che divine, che concorrevano a scandire la narrazione dei tre momenti successivi del racconto degli Atti degli Apostoli. Nel tondo conservato a Pitti, i riflessi di luce sull'ostaggio sembrano derivare da condizioni luministiche naturali. A questo proposito, una certa ambiguità nasce dall'osservazione dei tocchi di luce in basso verso il centro sul secondo elemento decorativo, dove potrebbe, e dico potrebbe, di questo non sono affatto sicura, ma ho avuto come la sensazione, essere suggerita la sagoma indistinta di una finestra con apertura centrale e due paraste più laterali, simile per esempio, a quella che compare sullo sfondo della scuola di Atene. Certo, non si tratta, anche se questa suggestione è puramente una suggestione, probabilmente dovuta a un'intensità di sguardo sull'opera, certo però non si tratta di un elemento figurativo distinguibile, insomma, come la finestra sul pomello della sedia di Leone X nel ritratto che lo dipinge nel 1518 insieme ai due cugini, i cardinali Giulio dei Medici e Luigi de Rossi, ma non è neppure totalmente una traccia aniconica come i filamenti di luce che vediamo nella sedia raffigurata nel ritratto di Giulio II alla National Gallery. Ma non insisto su questo punto, mi piaceva soltanto sognare un po' con voi. Un fatto è certo, rimaniamo alla certezza dei fatti. La Vergine siede su una sedia di fattura non comune, ben diversa da quella che compare in un paio di probabili studi dal vero messi forse a punto per dipinti religiosi, in realtà poi divulgati da stampe. Il primo, conservato alla Schmolian Museum, raffigura una giovane donna seduta che abbraccia il suo bambino. Nel secondo, custodito a Chatsworth, dove una giovane madre intenta leggere mentre il figlioletto volge lo sguardo verso l'esterno, la sedia appena accennata attraverso la spalliera si dovrebbe trattare di una sedia piuttosto comune. Corrado Berruber ricollegò per primo la sedia nel tondo alla tipologia della sedia camerale, riservata agli alti funzionari papali, facendo riferimento a quella del ritratto di Giulio II. La sedia di Maria desume però almeno un elemento da quella di Leone X nel triplice ritratto appena menzionato, e cioè il globo o la palla che sormonta l'ostaggio, una chiara allusione nel dipinto con il pontefice alla palla medicea. Un'ultima osservazione. L'ostaggio appare quasi staccato dalla spalliera per aggiudicarsi meglio il primo piano e ribadire così la sua rilevanza, che è sia simbolica che strutturale. Dico strutturale perché le riproduzioni fotografiche che lo raffigurano
un poco inclinato, piuttosto che diritto, totalmente diritto, finiscono per alterare profondamente gli equilibri tra le figure, e quanti di voi avranno avuto esperienze di vedere delle la Madonna della Seggiola totalmente pendente, come la Torre di Pisa. A questo punto entra in scena il terzo elemento, la sciarpa, simile a una scialle o una stola che avvolge le spalle della Madonna e sembra incrociarsi sul petto. Rappresenta un unicum nella produzione di Raffaello e dunque nel contesto della raffigurazione assume un significato prevalente su quello che è stato definito l'asciugatoio vergato cinto sul capo e annodato nei viluppi del turbante, che viceversa ritroviamo in altre immagini cronologicamente vicine. La sciarpa e l'asciugatoio nel loro insieme potrebbero ricondurre alla sciarpa vergata che avvolge il capo e le spalle della Madonna del Magnificat di Sandro Botticelli, anche se nel dipinto raffaellesco abbiamo due elementi distinti realizzati con stoffe diverse. Il tessuto vergato del turbante appartiene a una produzione diffusa a livello soprattutto popolare e almeno originariamente di provenienza medio orientale. E senza dubbio più particolare la sciarpa operata a larghe bande orizzontali i cui motivi quadrangolari hanno ricordato una tipologia decorativa genericamente definita, io spero di pronunciare bene, mutahahat, per la presenza del modulo geometrizzante. Per approfondire ulteriormente la sua tipologia islamica, mi sono avvalsa del parere di un'esperta in materia, era già stato scritto qualcosa, ma volevo anche approfondire ulteriormente. Secondo Maria Ludovica Rosati, la sciarpa richiama manufatti di epoca e fattura mamelucca, come il gruppo di vesti dalla tomba a Jabal Adda in Nubia di un tal Gapoyapa, opere della fine del XIII secolo, la cui tipologia tuttavia perdurò assai a lungo, tanto che una provenienza egiziano-siriana per la stola si iscriverebbe perfettamente nel quadro delle relazioni commerciali ben attestate tra l'Italia e il vicino Oriente mameluco prima e ottomano poi. Non si può peraltro escludere una produzione già italiana per simili tessuti caratterizzati da motivi islamizzanti ormai assimilati alle manifatture nostrane. Se il nostro sguardo scivola lungo la sciarpa, più o meno sino al punto dove si incrocia sul petto di Maria, intercettiamo un dettaglio tutt'altro che secondario, il braccio del bambino nascosto sotto di essa, come mi segnala Gerhard Wolf. Potremmo trovarci di fronte a una variante iconografica del bambino che distende il braccio verso la veste della Madonna, giungendo talvolta ad afferrarne il bordo, cui Raffaello si era già interessato con l'attenzione rivolta a esempi pittorici trecenteschi in alcune tenere interpretazioni dello scorcio del soggiorno fiorentino. Il braccio del bambino piegato compare nella Madonna Tempi, anch'essa risalente alla fine del periodo trascorso a Firenze, dove le figure della madre e del figlio sono fissate in un dialogo affettuoso guancia a guancia, in un atteggiamento di intimità che ricorda modelli donatelliani, come ha ben sottolineato recentemente Alessandro Nova, dalla Madonna Pazzi al tondo con la Madonna del Bambino al centro della lunetta, appunto, del miracolo del neonato. Del resto, l'accentuazione del rapporto affettivo tra madre e figlio nella Madonna della Seggiola ha fatto pensare ancora una volta alla Madonna Pazzi. E non c'è dubbio che la complessità dell'immagine nasca dalla contaminazione tra prototipi trecenteschi ed esempi scultorei donatelliani.
Nel secolo scorso, Louis Breillet aveva preso in considerazione un affresco paleocristiano della catacomba di Priscilla per il movimento del bambino e la grazia della Virgo Lactans, lì affiancata da una figura profetica, Balaam o Isaia. Il riferimento è in realtà generico, ma non privo di suggestione, visto il ricorso a modelli paleocristiani rilevati in altri casi, per esempio nell'assetto compositivo della scuola di Atene, che ricondurrebbe al mosaico absidale di Santa Pudenziana. Mi pare tuttavia che il richiamo più pertinente per la Madonna della Seggiola sia il prototipo bizantino della glicofilusa o Eleusa, dove, oltre all'affettuosa intimità tra madre e figlio, gli sguardi che si scambiano tra loro con i devoti si caricano di significato primario, soprattutto lo sguardo della Madonna da cui trapela la consapevolezza del destino di morte del figlio. In questa variante iconografica della posizione del braccio ripiegato piuttosto che disteso, assume una particolare rilevanza il fatto che nel tondo di Palazzo Pitti esso sia coperto dalla sciarpa. Proprio quella sciarpa, il modo in cui è avvolta sulle spalle di Maria incrociata sul petto e il modo in cui nasconde il braccio del bambino, in aggiunta la vicinanza cronologica e per certi versi stilistica della Madonna della Seggiola con l'affresco del profeta Isaia in Sant'Agostino, mi hanno condotto all'individuazione di una possibile fonte testuale. La svelerò tra poco, ma prima ancora devo spendere qualche parola per quell'affresco sovrastante il gruppo scultoreo della Vergine col Bambino e Sant'Anna di Andrea Sansovino sul pilastro presso cui volle la propria tomba il protonotario apostolico lussemburghese Johann Goritz, committente di entrambe le opere. Goritz, detto con un soprannome virgiliano Coricius, era un erede dell'Accademia Romana di Pomponio Leto e un fervido promotore di devozioni cristiane e di miti pagani al tempo stesso. Il suo cenacolo letterario nella villa presso il Foro Traiano erano presenti, partecipavano alle riunioni tra gli altri, Jacopo Sadoleto e Pietro Bembo, i due segretari domestici pontifici, nonché Egidio da Viterbo, Fedra Inghirami, Baldassare Castiglione, personaggi tutti in rapporto con Raffaello. In un contratto del 13 dicembre 1510, dove era menzionata solo la scultura, gli agostiniani concedevano la cappella a Goritz. Ma qui interessa soprattutto il cartiglio che il profeta offre alla lettura dei fedeli, dove è scritto in ebraico un versetto desunto da Isaia 26:2, lo trascrivo nelle due versioni italiane accreditate dalla CEI. Le leggete sul desktop. Nel PowerPoint c'è solo una cosa da notare importante: manca la parola pace nel cartiglio, l'unica parola che manca. All'epoca in cui venne eseguito l'altare in Sant'Agostino, risiedeva nel convento della chiesa Egidio da Viterbo, al quale viene fatta risalire la scelta dei versetti di Egidio, nominato generale dell'ordine degli agostiniani da Giulio II alla fine di giugno del 1506. Goritz, oltre a esercitare un forte ascendente, Egidio, oltre a esercitare un forte ascendente su Goritz, conosceva molte lingue antiche, ma nell'ebraico scorgeva il linguaggio sacro, l'unico trasmesso agli uomini dallo Spirito Santo. Infatti Isaia ha il suo messaggio in ebraico, e poi ci sono scritte
sopra, qui si vede di più sopra in greco e in latino, rispettivamente sopra la testa di Isaia e al di sotto della statua. E questo si comprende perché, visto che dietro l'iconografia c'era il nostro Egidio. Nell'affresco si è intravisto di recente l'annuncio, lo riproponiamo un attimo, dell'elezione di Papa Leone X, il cardinale Giovanni, figlio di Lorenzo de' Medici, nel quale Goritz riponeva le proprie aspettative di una nuova età dell'oro. Se così fosse, l'Isaia non solo rappresenta la prima reazione in termini cronologici alla Volta Sistina, ma vede accrescere anche la sua importanza all'interno della produzione raffaellesca, perché siamo ben al di là della precisazione di una poetica personale contraddistinta da un fluido cromatismo di ascendenza veneta o veneziana, perseguito persino nella tecnica esecutiva. Un cromatismo che conferisce alla figura monumentale michelangiolesca inediti caratteri di dinamismo, movimento, energia e forza comunicativa. Tutto questo è vero, ma a mio parere qui Raffaello raccolse la sfida più difficile, che è quella della citazione puntuale di un testo, di un modello straordinariamente importante e recentissimo, per presentare al nuovo pontefice un'arte, la sua, che sapesse coniugare al più alto livello diverse componenti artistiche. In altri termini, un'arte più adeguata a quella politica di leadership tra i principi cristiani, italiani e non solo, che si auspicava per il neo eletto. Torniamo ora alla Madonna della Seggiola e alla sua fonte testuale. C'è un passo in Isaia dove si parla di sciarpa o in alternativa di cintura come simboli del potere conferito da Dio. Sono alcuni versetti della profezia contro Sebna, funzionario del re, che narrano del rovesciamento di potere tra Sebna ed Eliakim, figlio di Chelchia, spero di pronunciare bene. Desumo ancora una volta il passo dalla Bibbia di Gerusalemme, dove i testi riproducono fedelmente la versione della Bibbia a cura della Conferenza Episcopale Italiana nell'edizio Princeps del 1971. E vi leggo questa parte. Ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia, lo rivesterò con la tua tunica, lo cingerò della tua sciarpa e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme, per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se gli apre, nessuno chiuderà. Se gli chiude, nessuno potrà aprire. Nell'edizione della CEI del 2008 l'unica variante di rilievo è la sostituzione del termine sciarpa con la parola cintura. La cintura, ossia il cingulo o cingolo dal latino cingulum, presente nella Vulgata, ritorna nella sua volgarizzazione, cioè la Bibbia di Niccolò Malerbi, uscita a Venezia nel 1471 e nella sua prima edizione illustrata, edita nel 1490. Non è possibile al momento ricostruire se Raffaello avesse accesso a queste edizioni, la prima, la Malerbi, era l'edizione di Michelangelo, per esempio, o a una diversa e più personale lezione di Isaia fornitagli da Egidio da Viterbo, che faceva uso frequente, noto, dei testi del profeta. Dal canto suo, Raffaello avrebbe potuto avvalersi personalmente della Vulgata come una delle Bibbie volgarizzate tramite il padre
come delle Bibbie volgarizzate, e tramite il padre agostiniano persino del testo ebraico, dove la parola Avenet, e qui ringrazio uno studioso biblista che conosce bene l'ebraico per avermi aiutato in questo difficile rebus, la parola Avenet introduce Piero Stefani, non ho detto il nome, introduce un'ampia casistica di significati: fascia, banda, lista, nastro, fusciacca, sino a indicare più genericamente, ed è questo che mi interessa di più, un segno di ufficio e dignità. Questa ricchezza polisemantica del termine lasciava spazio a un'ekphrasis non strettamente letterale, ma subordinata al messaggio implicito nell'opera. Allo stesso modo di una fascia, che è l'accezione probabilmente più rispondente sia all'ebraico Avenet che al cingulum della Vulgata, come mi suggerisce appunto Stefani, una sciarpa può cingere la tunica alla vita o sui fianchi, ma può anche ricoprire le spalle incrociandosi sul petto e magari annodandosi alla vita. Qui un piccolo omaggio ai miei colleghi cari bolognesi. È una fascia questa. D'altra parte, proprio sulle spalle del prescelto Eliakim viene posta dal Signore, questo lo leggo dopo perché c'è un po' di suspense, viene posta dal Signore la chiave della casa di Davide, secondo il versetto 22, che non a caso costituisce il sottotesto biblico universalmente riconosciuto del primato di Pietro, Matteo 16:19. Lascerei dunque all'artista un margine di libertà interpretativa nel raffigurare una fascia sciarpa incrociata sul petto e forse cinta in vita, per procedere oltre raccogliendo altri indizi ancora. La committenza è stata per lo più contesa tra Giulio II e Leone X, ma non è mancato chi ha pensato in alternativa a un anonimo gentiluomo fiorentino a causa dell'utilizzo di un formato che incontrava un costante favore soprattutto a Firenze e che a queste date era assai più difficile incontrare altrove. Su Giulio II si è ritornati di recente, collocando l'opera al 1512 circa, in ragione del fatto che se il committente o il destinatario fosse stato Leone X, essa avrebbe dovuto trovarsi nelle collezioni medicee non molto dopo la sua morte. E invece voi sapete, il tondo era nella prima documentazione 1589. Si potrebbe aggiungere a favore delle ipotesi di Giulio II la sua crescente devozione per la Madonna. Se non fosse che una cronologia al 1512 mi sembra un poco alta in base a considerazioni specificamente stilistiche. Non è detto poi che committenza e destinazioni coincidessero. Qualora il pontefice fosse stato solo il destinatario e non il committente, può darsi che il dipinto non l'avesse raggiunto o fosse da lui stesso donato in seguito ad altri, come talora succedeva, il caso di Parmigianino è famoso. Mi concentro perciò sugli aspetti formali più rilevanti che possono costituire indizi: l'adozione del tondo, che rinvia più facilmente a un gusto fiorentino. Vediamo di rincontrare la nostra immagine. Non ce l'ho, allora andiamo indietro. L'adozione del tondo, dicevo, che rinvia più facilmente a un gusto fiorentino. La sedia, elemento centrale nell'organizzazione dello spazio, analogamente a quanto verrà nel successivo ritratto di Leone X con i due cardinali cugini. E infine lo sfoggio di un copricapo e di uno scialle che si richiama, pur differenziandosene, al precedente autorevole per l'arte fiorentina del Botticelli e per i Medici, naturalmente. Tondo, sedia, sciarpa, i tre elementi su cui ho fissato fin dagli inizi la mia attenzione, mi vengono dunque in aiuto per stabilire che, se non la committenza, almeno la destinazione doveva essere
legata a Firenze, o meglio a un personaggio fiorentino. Finalmente, la datazione dell'opera per motivi stilistici calza a pennello con quel 1513. Ormai non lo dico solo io, ma direi che stanno orientando quasi tutti verso questo termine, che vede la scomparsa il 21 febbraio di Giulio II. Ulteriori indizi provengono dai versetti iniziali della profezia contro Sebna. Vi leggo solo la prima versione. Così dice il Signore, Dio degli eserciti: recati da questo ministro presso Sebna, il maggiordomo, che si taglia in alto il sepolcro e si scava nella rupe la tomba. Che cosa possiedi tu qui? E chi hai tu qui che ti stai scavando qui un sepolcro? Ecco, il Signore ti scaglierà giù a precipizio, o uomo, ti afferrerà saldamente, ti rotolerà ben bene a rotoli come palla verso un esteso paese. Là morirai e là finiranno i tuoi carri superbi, o ignominia del palazzo del tuo padrone. L'espressione il Signore Dio degli eserciti agli occhi dei contemporanei poteva apparire un monito anche post mortem per il Papa Guerriero per antonomasia, il quale in vita si era sostituito al Dio degli eserciti. Sappiamo che Giulio II in realtà era una personalità dalle tante sfaccettature, soprattutto negli ultimi tempi, e l'immagine che Raffaello diede di lui nel ritratto di Londra non è certo un'immagine trionfalistica, ma intenzionalmente ovviamente c'era una regia apposita. Alcuni documenti ci restituiscono aspetti privati inaspettati, come quel dispaccio inviato nel 1510 da Bologna, che lo descrive intento a farsi leggere e commentare ogni sera Dante, da Bramante addirittura, durante la convalescenza da una grave malattia. Ciò nonostante, agli occhi dei contemporanei rimaneva pur sempre il Papa Guerriero. Viceversa, da più parti in Italia e altrove erano in molti, tra questo Erasmo, a riporre Leone X la speranza di una svolta decisiva sul piano della pacificazione della cristianità e della riforma della Chiesa dopo gli anni di piombo di Papa della Rovere. A farmi pensare a un'allusione a Giulio II e soprattutto l'accenno nel passo citato all'erezione del sepolcro. Si taglia in alto il sepolcro e si scava nella rupe la tomba, che richiama il suo mausoleo, all'epoca di schiacciante attualità, se consideriamo l'esecuzione del dipinto avvenuta nella primavera del 13. Michelangelo riprese infatti a occuparsi delle sculture per la tomba papale dopo la morte del pontefice, e il 6 maggio del 1513 fu stipulato un primo contratto con gli eredi di Giulio II, la cui clausola iniziale impediva allo scultore di assumersi altre importanti commissioni che lo avrebbero distolto dalla tomba entro i 7 anni della proroga accordata. Tutto mi lascia credere, scusate, bevo un pochino d'acqua. Tutto mi lascia credere, a partire dalla più verosimile cronologia dell'opera su base stilistica, non mancherò mai di ricordarlo, che il possibile destinatario fosse Leone X. Ma chi era il committente? Le scoperte allusioni a Giulio II e alla sua disgrazia, almeno secondo il mio parere, coincidenti in questo caso con la scomparsa, potrebbero far pensare al neoeletto pontefice o anche allo stesso Medici quando era ancora il cardinale Giovanni, se si situa l'esecuzione del tondo nell'intervallo temporale brevissimo che intercorse tra la morte di Giulio II, 21 febbraio, e la proclamazione del Papa Medici, 11 marzo. Sarei però dell'avviso che il committente sia da rintracciare più probabilmente tra quanti accolsero con favore la candidatura di Giovanni o inneggiarono la sua recente nomina oppure ne celebrarono i primissimi tempi.
Per esempio, Egidio da Viterbo a suo tempo manifestò la sua più viva soddisfazione per l'elezione di Leone X, pur avendo dapprima assicurato Giulio II piena lealtà e appoggio incondizionato per il Concilio Lateranense V. Nella sua Historia Vigintis Seculorum, scritta durante il Concilio, Leone X figura nella decima o ventesima età in cui si assiste alla completa rivelazione di Dio e al ritorno dell'età dell'oro delle origini, dopo le anticipazioni intervenute durante il pontificato di Giulio II. Nel Papa Medici, che lo elevò al cardinalato nel 1516, egli vedeva la possibilità di un'armoniosa conciliazione tra cultura classica e cultura cristiana. D'altra parte, altri ancora, tra quanti intrattennero rapporti con Raffaello, sostennero la candidatura del Medici. Jacopo Sadoleto e soprattutto il poeta Antonio Tebaldeo e l'umanista, letterato e diplomatico grande amico Baldassare Castiglione. Ma chi esercitò un ruolo fondamentale per l'elezione di Giovanni fu il suo segretario e conclavista Bernardo Dovizi, detto il Bibbiena, da lungo tempo al servizio dei Medici. Il turbolento rapporto del Bibbiena con Giulio II emerge distintamente nella corrispondenza intercorsa nello scorcio del 1511 con il cardinal Giovanni, e non solo, anche con Giulio, con il cardinale Giulio, che sarebbe poi diventato Clemente VII. Ma con il cardinal Giovanni in particolare, quando quest'ultimo si trovava a Bologna come legato pontificio per seguire i preparativi militari dell'attacco che la Lega Santissima avrebbe dovuto sferrare contro l'esercito francese. Collerico e pazzo, la maggiore bestia, erano tra gli epiteti indirizzati a quel pontefice, che se non fosse stato per Giovanni, per l'amore e la fedeltà nei confronti dei Medici, non avrebbe certo servito. Tanto starei a fare faccende appresso di costui per altri, quanto io starei volentieri per forza in galea di turchi. Dal Bibbiena, dunque, più che da altri, ci si può aspettare un'allusione tanto severa alla scomparsa di Giulio II, attraverso il richiamo del funzionario arrogante Sebna, rovesciato dal suo incarico. Senza contare che persino il formato del tondo potrebbe rispecchiare le sue predilezioni, dal momento che egli aveva iniziato la sua carriera a Firenze come segretario nei circoli intellettuali di Lorenzo e Piero dei Medici. Se è vera questa ipotesi, la commissione del tondo di Palazzo Pitti si porrebbe dunque in un momento appena precedenti i lavori strutturali per l'appartamento privato del Bibbiena in Palazzo Vaticano, iniziati subito dopo la sua elezione a cardinale nel settembre del 1513. L'opera stimola altri interrogativi ancora. Mi rivolgo due domande, ma la Vergine, giovane donna ebrea vestita all'orientale, potrebbe contenere un'allusione ai turchi con i quali si intendevano allora principalmente gli ottomani, ma anche tutti i musulmani in generale? E seconda domanda, di conseguenza il suo sguardo preoccupato insieme all'atteggiamento protettivo nei confronti del bambino potrebbe evocare delle scelte obbligate per difenderlo? Sappiamo come nel 400, e qui cito uno storico dell'Università di Bologna, Giovanni Ricci, anche di Bologna, la retorica di crociata, la velleità cavalleresca, il sogno della conversione degli infedeli fungevano soprattutto da linguaggi di facciata semplificati, mentre la realtà politica spingeva in altre direzioni. Le cose però mutarono agli inizi del Cinquecento, dietro la spinta di altri fattori storici. Egidio da Viterbo, nella sua prolusione al Concilio Lateranense V, prolusione del 3 maggio 1512, aveva annunciato una nuova era inaugurata e consacrata dal Concilio, invocando la pace cristiana e la guerra agli infedeli, l'unica guerra davvero legittima. Peraltro,
la necessità di una crociata fu costante oggetto di discussione fino all'ultima sessione del concilio, quella del 16 marzo del 1517, quando Leone X giunse ad approvarla. Ma fin da subito egli dovette fare i conti con essa, perché nella capitolazione elettorale giurata il 9 marzo 1513 da tutti i cardinali, tra i primi articoli pubblici, ve ne erano altri di segreti, compariva la guerra contro i turchi oltre allo stabilimento della pace tra i principi cristiani. Il dipinto di Pitti si pone all'inizio di un pontificato che accende le speranze generali di ricomposizione dell'unità cristiana dopo la conclusione del precedente papato, una conclusione determinata da sopraggiungere della morte fisica, che non era certo l'equivalente della destituzione del potere di Sebna voluta dal Signore, ma in certi ambienti poteva sempre apparire come un intervento salvifico di Dio. Quegli stessi ambienti che forse coglievano nel dipinto l'auspicio di una chiesa più stabile, simboleggiato dall'ostaggio della sedia curiale, perno ideale del movimento rotatorio del tondo e sormontato dal pomello che inequivocabilmente richiama la palla medicea. Tra i sostenitori di Leone X, la difesa della cristianità doveva avvenire attraverso le necessarie riforme. Ma la guerra ai turchi rimaneva pur sempre all'orizzonte come guerra necessaria anche per un pontefice pacifista. L'ambasciatore romano dell'imperatore Massimiliano, Alberto Pio Conte di Carpi, riferendo ciò che nella cerchia dei diplomatici ci si attendeva dal nuovo Papa, scriveva: «Eccettuata la guerra contro gli infedeli, egli attaccherà guerra soltanto se molto lo si provoca e ve lo si costringe, eccettuata la guerra contro gli infedeli». La mia ipotesi di lettura, avanzata con tutte le cautele del caso e certamente suscettibile di ulteriori approfondimenti che vorrei volentieri condurre, si pone come un tentativo di sgravare il dipinto dal fardello del mito e delle leggende che nel tempo gli sono cresciute attorno, contrapponendo alla percezione di un Raffaello ideale e idealizzato, un artista calato nella sua realtà storica e culturale, che salvaguardava la propria libertà di espressione grazie alla capacità di coniugare le aspettative dei diversi committenti a una ricerca artistica originale di cui era protagonista incontrastato. All'altezza del 1513 circa, l'Urbinate ribadiva la sua volontà di armonizzare tra loro componenti artistiche antiche e contemporanee, allo scopo di dar vita a un linguaggio sovraregionale. Se si pensa che tra il 12 e il 14 il tema dell'imitazione diventò di grande attualità grazie alla disputa letteraria scoppiata tra Bembo e Giovan Francesco Pico, diventa palese l'intenzione di Raffaello di affermare in parallelo il primato della lingua pittorica su quella scritta, capace di adottare soluzioni artistiche consone alle diverse tematiche. Così, in quella giovane donna ebrea che stringe a sé il suo bambino ed è ricoperta da una sciarpa con motivi islamici o islamizzanti, il recupero dell'icona orientale innervata da echi michelangioleschi, da cromatismi veneziani attraverso prototipi trecenteschi, è innervata da echi michelangioleschi e da cromatismi veneziani, poteva tradurre le aspettative riposte nel neopontefice circa la pacificazione tra i principi cristiani e la riunificazione tra Oriente e Occidente, dopo la ferita della conquista turca di Costantinopoli. Una soluzione quest'ultima alle questioni lasciate aperte dal grande scisma che nel 1054 aveva visto come protagonista Leone IX, cui Leone X finì per dare il suo volto nell'incontro di Leone Magno con Attila, affrescato nella stanza di Eleodoro non molto dopo
l'esecuzione del tondo. Grazie per l'attenzione. Ecco. Grazie a te, Marzia. Davvero, una lettura straordinariamente avvincente, quella che ci hai proposto, di un dipinto così noto e così conosciuto, sul quale crediamo di sapere più o meno tutto, no? Una lettura mi sembra che ha poi il suo pregio, devo dire, dal mio punto di vista, nella tua capacità di partire dal dipinto, dalla lettura stilistica, per porti altre domande, mettendo però sempre in primo piano la storia dell'arte, cioè la lettura del dato dello stile, insomma. Quindi tu proponi una certa cronologia all'interno del dipinto e ti interroghi in rapporto a quella cronologia su quali sono le connessioni che si possono istituire attraverso elementi che sono presenti nel dipinto, elementi che quindi non sono esterni ma interni e che acquistano appunto in questa prospettiva un preciso significato. Da questo punto di vista credo che la tua lezione sia stata un esempio di metodo molto importante. Mi chiedo se qualcuno dei presenti voglia fare domande. L'intervento il carattere, scusate, della Lectio Magistralis che abbiamo affidato alla conferenza di Marzia Paietti probabilmente non lo richiederebbe, ma siccome siamo presenti, abbiamo presente soprattutto Marzia Paietti, se ci sono delle domande gliele porgiamo volentieri, perché effettivamente gli argomenti toccati sono tanti. A me ha affascinato in particolare il ricondurre l'elemento del tondo a una tradizione fiorentina. Tu sostanzialmente la connessione con il Cardinal di Biena la fai sulla base anche del tondo, della scelta del tondo, un elemento sul quale io francamente me la ricordavo, questa storia meravigliosa della botte sul quale Raffaello avrebbe dipinto la sua Madonna della Seggiola. E il tondo, che a Firenze è una tradizione ben precisa, che a Roma viceversa non è altrettanto praticata e che può effettivamente indirizzare nella direzione che tu hai suggerito. Sì, se vuoi ti dico, effettivamente il Cardinal Bibbiena, essendo partito come segretario di Lorenzo e Piero dei Medici, Botticelli e i suoi tondi e i tondi fiorentini ce li aveva negli occhi, nel cuore. E poi c'erano diverse componenti, cerco sempre di aggirare l'ostacolo da diversi punti di vista, no? E quindi c'era anche a indiziare il cardinale Bibbiena su altri era sicuramente il suo atteggiamento, non ne poteva più di Giulio II, non vedeva l'ora che i tempi mutassero. Aveva condotto una battaglia elettorale, tra l'altro straordinariamente abile, cioè molto molto proficua, perché in pochissimo tempo Giovanni è decollato, il nome di Giovanni. E ora devo ricordare meglio quello che ho letto in testi storici, Pastor, ma anche altri. Effettivamente riuscì molto abilmente il Cardinal Bibbiena a unire i giovani cardinali sotto il nome di Leone X, quindi la parte che si presupponeva meno conservatrice, e poi insomma fece una battaglia di grande intelligenza e proprio lui voleva assolutamente uscire fuori dalla situazione precedente, quindi questo è sicuramente il più indicato, il personaggio più indicato, perché Egidio da Viterbo in realtà aveva al suo attivo anche molti momenti di adesione a Giulio II, per esempio, che lo dava
per la decisione della costruzione, cioè delle riedificazioni di San Pietro, poi c'erano altri aspetti che, insomma, in fin dei conti, diceva addirittura che Giulio II aveva preannunciato l'età dell'oro, quindi tutto male non veniva, mentre il messaggio, se era quella fonte testuale, il messaggio è chiaro. Se na, sei un arrogante, chi ti credi di essere? Cosa scavi questo tuo mausoleo? Ma chi sei tu? Cioè, insomma, i tuoi carri, carri anche, carri militari, i tuoi carri dovranno andarsene via dal palazzo del tuo signore, ignominia del tuo paese. Insomma, erano poi, c'era tutto questo gruppo di personaggi molto più agguerriti rispetto ad Egidio, rispetto al gentleman Castiglione, rispetto ad altri, per cui io ho puntato su Bibbiena. Tra l'altro Bibbiena sta venendo fuori un personaggio straordinario adesso. Leggendo le lettere di Bibbiena, l'epistolario, adesso c'è una nuova edizione critica in corso. Per il momento ci si avvale ancora dell'edizione Moncalero, ma insomma è un epistolario stupendo, ci vengono tante cose. Credo che, no, se c'è una cosa che posso dire, questo, visto che questa lezione è fatta per l'Università di Bologna, devo dire che questo metodo nasce proprio da quello che ho reiterato fin da giovane, cioè non perdere mai di vista, e che poi gli anni di lavoro con Corrado Berube hanno fortificato, e che poi anche la frequenza sul campo, il mio lavoro sul campo ha ulteriormente confortato, la frequenza del Kunsthistorisches Institut ha definitivamente suggellato, cioè non perdere mai di vista l'opera. Dopodiché, le letture, se sono tanto più vaste e in varie direzioni, ancora meglio, perché l'opera è un palinsesto straordinario. Poi Raffaele è un osso davvero duro. Certo. Se c'è anche qualche domanda dal gruppo, dalla chat degli uditori, vi prego, chiedete di tutto senza aver paura. Io sono Sì, molto. chi ti ha seguito su Facebook mi dicono no, domande non ci sono, evidentemente sono tutti contenti, soddisfatti di quello che hai detto. Speriamo. Dunque, ecco. Sì, magari il gruppo che partecipa degli organizzatori, adesso ne approfitto per salutare Alessandro Nova che prima ho nominato, ma tu non ti eri ancora collegato. No, però è il microfono chiuso, Alessandro. È ancora chiusa. In basso a sinistra. In basso a sinistra c'è il microfono. Sì, Ecco. no, adesso scusate per il ritardo, mi dispiace, ma ero veramente impegnato in un'altra riunione che devo terminare alcune cose. No, grazie Marzia per questa incredibile, sofisticatissima lettura dell'opera, di un'opera che si crede sempre di sapere tutto e poi quando si ritorna su questi capisaldi della storia dell'arte invece si scoprono sempre nuove possibilità, nuove interpretazioni, come tu hai fatto in questo modo veramente eccezionale. Quindi ti ringrazio da parte nostra, insomma, per aver aperto questo convegno in modo così brillante. E a dire la verità, di domande così dirette non ne ho. Mi sembra, diciamo, l'unica cosa che potrei chiederti è in che senso è il dono, questo gesto del dono di Bibbiena, perché dipinto, dicevi, no? È fatto per Leone X, come avviene questa cultura del dono, insomma, in Qui questo lascio un ambiente? po', sì, questo è un aspetto che ho lasciato volutamente indefinito perché ci dovrei lavorare di più, no? Però, per esempio, a me sembrava anche
possibile, no, che negli ambienti Filo Medice, Filo Giovanni, un dipinto come questo fosse appeso nella stanza anche privata di uno dei sostenitori, e il Papa, tra l'altro il sostenitore di Piena, poi verrà a abitare molto vicino al Papa, no? Uno sopra e l'altro sotto, il Papa poteva vederlo. È così una forma di messaggio cifrato tra loro, no? E, anche se l'avesse donato, non è detto che al Papa. Io penso che Cardinal Bibbiena potrebbe essere il committente, ma se l'avesse poi donato, se non si fosse limitato a tenerlo nelle sue stanze visitatissime dal Papa, come testimonianza di un momento storico così importante e del suo amore, della sua fede nei confronti del Cardinale Giovanni, ecco, anche se non fosse stato così e l'avesse donato, per qualche verso ci può anche essere stato a un certo punto un passaggio di consegne con un'altra persona, perché l'ipotesi, no, non è Papa non è il Papa Leone X il committente, che poi io ripeto, no, distingo tra committente e destinatario, perché altrimenti il dipinto sarebbe pervenuto a Firenze prima del 1589, quando lo troviamo in tribuna, a parte che il fatto che lo registriamo in tribuna nel 1589 è solo un antequem, ma non vuol dire ancora che solo a partire da quel momento il dipinto fosse lì, a parte questo, ma comunque da sola mi sembra una motivazione insufficiente, insomma, perché voi conoscete tutti questi giochi tra amici e all'interno di un milieu, questo donarsi, scambiarsi le cose, che poi, per esempio, il dipinto di Parmigianino che viene donato al Papa, il Papa poi lo dà a Retino, poi, insomma, ci sono questi passaggi. Io vorrei in futuro lavorare più su, adesso che ho la pista, che ho individuato secondo me la pista, ci sono delle cose da approfondire a livello documentario, non so se si riuscirà a cavarne qualcosa, però per esempio, com'è che Raffaello lascia al Bibbiena la sua casa? Anche questo va un pochino meglio capito, no? Cosa può, tra l'altro il Bibbiena muore poco dopo, e quindi anche qui bisognerebbe un po' studiare meglio la storia di questi lasciti testamentari, queste cose. Noi siamo abituati a considerare solo i fenomeni apicali, allora sappiamo della Madonnina che aveva il Cardinal Bibbiena nella sua stanza da letto, che è stata interpretata, cioè identificata con quel dipinto che ha effettivamente la figura della dovizia, quindi l'insegna della dovizia, ma chi ti dice che quello non fosse un altro dipinto ancora, e che la Madonnina, spiegata solo come Madonnina della camera da letto, potesse essere anche un'altra? Cioè, ormai il punto è che con Raffaello siamo arrivati a un punto in cui diamo certi punti, certi aspetti per definiti. Si parte da lì per fare altra ricerca. Invece ogni volta bisogna scavare indietro e vedere su quali basi poggiano le nostre convinzioni. È importante l'immagine allegorica di una dovizia, cioè di per dire che potrebbe essere cardinale, ma l'identificazione stretta con la Madonnina, che non è descritta, della camera da letto, per esempio, è già un passo in più. Io mi sono posta anche questo interrogativo. Per esempio, negli inventari di Urbino si parla di altri tondi di Raffaello, che poi non si trovano e quindi probabilmente non erano di Raffaello, chissà, oppure non sono pervenuti, però bisogna darsi anche
queste, cioè bisogna ripercorrere piste che noi abbiamo. Ecco il problema di Raffaello, che l'abbiamo un po' inflazionato. Io credo che oggi come oggi, più che fare delle grandi monografie su Raffaello, e ne sono uscite altre, l'ennesime durante l'anno raffaellesco, sia più bello costruire. Beh, noi qui abbiamo uno studioso, Henry Kizzo, per esempio, che invece ha lavorato su un particolare, un'opera particolare, no? La Scuola di Atene, non vedo l'ora appunto di vedere il suo libro che gli ho chiesto spasmodicamente, perché accolgo l'occasione, Alessandro non è ancora arrivato al Kunst. E io penso che oggi come oggi, invece, lavorare in profondità su singole immagini di Raffaello, tante, ognuno ha la sua immagine. Io mi sono presa la Madonna della Seggiola, forse pensando ai miei genitori, non so perché, è arrivato così spontaneamente dal caso. Ma si ha un passo in avanti per aprire tante porte che sembravano chiuse e per far uscire un po' di aria. Io ho voluto fare questo. Il dono, sul dono, ma anche sull'ascito, sul dono della casa, su quello che c'era nella... lì bisognerebbe lavorare tanto. Ora non lo potevo fare tutto in questa occasione, ma ho le note piene zeppe di Gialletti che dicono: nel futuro farete questo, 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 questo. Mi sa che proprio non... dovrò chiudere molto velocemente questo saggio, altrimenti il povero Daniele si troverà una pubblicazione mostruosa, elefantiaca. No, meglio riservare questo momento di apertura, questo saggio, e poi ci saranno altri approfondimenti, ma con il concorso di tutti. Per esempio, la tua domanda è veramente una domanda che viene al cuore di uno dei problemi che mi sono posta per il prossimo futuro. Voglio capire cosa succedeva con l'eredità Bibbiena. E so che c'è una signora di Bibbiena in ascolto che è collegata anche, e chiedo anche l'aiuto per indagare negli archivi ancora di più. Benissimo. Io credo, sì, effettivamente, che la complessità, insomma, dell'opera di Raffaello, così come tu l'hai esemplificato attraverso l'esame di un singolo caso, sia quello che il nostro convegno, che parte domani, dà per scontata, perché ci occuperemo ovviamente della ricezione, del tramando, di come Raffaello continua a saltare fuori in modo diverso nella contemporaneità. Ma era importante attraverso un affondo come quello che tu ci hai proposto, appunto capire quanto c'è ancora da fare su Raffaello e quanto la sua opera sia ricca di sfaccettature, sia così caleidoscopica, così piena di aspetti che vanno messi in gioco. Quindi, se non ci sono altri interventi, non mi pare che ce ne siano, gli darei appuntamento per l'inaugurazione del convegno vero e proprio, dunque tutti presenti questa sera e a chi si vorrà collegare anche domani, appunto per il convegno Raffaello, mito e percezione, che il nostro è ricezione, scusate, che il Dipartimento delle Arti ha voluto dedicare in occasione del cinquantenario del DAMS, insieme al Kunsthistorisches Institut e devo dire anche la Fondazione Zeri, insomma, perché anche questa mostra che la Fondazione ha allestito nell'occasione arricchisce ulteriormente questa ricchezza di spunti, questa occasione di riflessioni su Raffaello che non abbiamo voluto mancare di fare. Quindi grazie a tutti, grazie Marzia, grazie veramente, grazie di a cuore, voi. Non ci poteva essere un'apertura migliore, e a domani. Arrivederci. A domani. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao a domani. Ciao, Giovanni. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao. 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 Grazie.